posso fare per te? Sveglia. Quella moto va sistemata. A posto. Torna presto. Già come usarti. Ok, era ora. Sì, carne.
Come andiamo? Sei fuori da parecchio. Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Non so, stavo... Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. Oh, ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, è che sono stanco. Ok, tu resta qui, riposati, io penso a qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda, andiamo, dai. Pensa. Ehi, vieni, ti mostro cosa stiamo cercando. Oh, trovato. Avanti, dai, concentrati. Sono concentratissimo. Bene, allora, questa qui si chiama lavandula angustifolia. Lavanda? Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarlo così. Dai, sono dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al fiore. E invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere delicato. Ma applicare pressione. Sì, ma senza esagerare. Sei pronto? Uh-huh. Vai. Così, perfetto. Non ha un buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella, io ne raccolgo altre. Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di monoterpenoidi mutati che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti, sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa, contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Boser conosce uno che ha una fattoria a circa 5 chilometri da qui. Ah, fantastico. Boser finirà in galera tirandosi dietro anche te. Che altro produce il tè? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? No. Almeno non io. Davvero? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari. Ehi, qui ce n'è dell'altra. Aspetta, ferma. Andiamo, l'acqua sarà fantastica. Aspetta un attimo. Che c'è? Non volevo che ti fermassi con quello. Dai, che succede? È una storia lunga. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Allora, perché non mi parli delle tue piante? Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui. Soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco? Oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro strano piccolo paradiso nascosto. Jack aveva fatto venire alcuni neri di Sacramento, solo per far incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale, ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe, fa morire dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto, promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. La lavanda, vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Ah, le schiaccerò di sicuro. Avanti.
Ne ho una. Bravissimo. Questa? Sì, continua così. L'ultima. Bene, portali qui. Oh. Per te. Wow, a Farewell sopravvive ancora la galanteria. Se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi! Oh. Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo più tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok, mi certo. Darai ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra. Benzina. Mi serviva proprio. Vediamo. Ehi, scusa, non sono informissima. Hai detto qualcosa? Sì, è una cosa che mi ha insegnato Sara qualche estate fa, prima... Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda. Si trova nelle zone d'ombra, lungo i fiumi o sulle sponde dei laghi. Vorrei provare a cercarla.
Fratello, per come hai ridotto il braccio, parlerei di tutto. Fanculo alla lavanda. Portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni e tu te ne farai una ragione. Ah, d'accordo. Scusa, fratello, è solo che sto impazzendo qui, capisci? Non preoccuparti, Busy. Andremo a nord, te lo giuro su Dio. Non manca molto, ok? Ok, chiudo. Posso salire sul tetto? Come cazzo faccio a entrare? Corrente saltata, ovvio. Thank you.
bene, un rottame. Perfetto. Si apre.
così dovrebbe andare. Il generatore è a secco, è sempre a secco. Cazzo, questo li attirerà verso di me. Registratori. Signore, abbiamo un problema. Abbiamo un mare di problemi in realtà. Di quale vogliamo parlare? C'è un altro treno e arriverà molto presto. Ditegli di tornare indietro. Indietro, comando radio, non abbiamo più. Fermate posto. Quegli uomini! Ho già chiesto. Giù, ci servono 10 escavatori. Vediamo se funziona. O possiamo anche chiudere il sito. Signore, lei non capisce. No, infatti, quegli stronzi a Portland non mi ascoltano. Ho già fatto presente che qui non c'è più spazio, che il traffico è bloccato fino a Fairwell. Fermate il treno! Ogni branda da fermate qui a che volte è occupata da gente via, con gli occhi grondanti sangue. Arrivo veloce! Il treno! Nessuno risponde! Ma che cazzo stai dicendo? La radio! Nessuno risponde alla radio! Ciao! Via!
non credo che i treni torneranno in funzione tanto presto. Credo. Serviva proprio. Bene. Ehi, Boozer. Porca troia! Sai, è buffo, stavo ripensando a... qualche estate fa Sara mi portò a Bear Creek. Stavamo raccogliendo della lavanda e... mi hai insegnato a preparare un balsamo per le ustioni. Sai, oggi sono uscito, ok? Sono stato sulla montagna, ho rimosso delle trappole. Insomma, il braccio è come nuovo. D'accordo, ok. Questo lo lascio qui. Ehi, dammi un paio di giorni, ok? Poi... andiamo a nord, come dicevi, e lasciamo questo schifo. Certo. Sì. Sì, eccomi, che c'è? Ci hanno attaccati in forze ripugnanti, una ventina se non di più. Cazzo di ripugnanti. Hai presente la ragazzina a cui tieni tanto?
Sì, Lisa. Aspetta, che le è successo? Dov'è Lisa? Andata. L'hanno rapita con altri tre. Al-Kai li ha inseguiti finché ha potuto, ma sono asserragliati nel cratere di Belna. È tornato indietro a radunare uomini, ma... Cristo, ok, ascolta, ho visto come riducono i loro ostaggi, non posso aspettare! Andiamo. Sì, niente male.
Ok, è andato. Figlio di un cane! Mi muovo! Vado avanti, dammi fuoco di copertura! Quel campo è pieno di assassini e ladri. Non posso lasciar fuggire nessuno. Sono quasi a secco. Abbassati! Becca il bastardo! L'ha ucciso! Gli occhi che puntano alle spalle. La stavolta mi è andata male.
Oh, non ho ancora finito con voi, ma tornerò, ve lo garantisco. Sì, è ora di chiudere la questione. Da fare. Fosse qui. Ho visto qualcosa. Ah!
arrivano! Che cos'è? È Delisa. Di sicuro non appartiene a uno schifoso ripugnante. Impronte minute. La ragazza devono essere di Lisa. L'hanno trascinata da questa parte. Se le avete fatto dal mare, le vorrete figlie di un cane. Vi uccido dal primo all'ultimo.
I redenti dominano il mondo, eh? Non se sono tutti morti. Cosa faremo quando tutti gli smarriti verranno prescelti? Deve essere da qualche parte qui fuori. Tutti gli smarriti saranno redenti. Avrà inizio la grande ascesa. Carlos ci guiderà. Nessuno si unirà a te! Okay. Sei stato prescelto, eh? Sistemato. Lisa, vengo a prenderti. Abbiamo vinto! Sì, di qua sento che è da questa parte. Cos'è stato? Sparano! Alle fiamme! Cercando il cammino! Sta cercando il cammino! Io vengo dalla California. Deve essere da qualche parte. La liberazione. Ero uno della massa, uno di loro. Poi ho incontrato Carlos e sono diventato una cosa sola. Di redenzione. Carlos mi ha detto di ascoltare le voci. Non si interrompono mai. Gemono nel buio. Talvolta il cammino procede in circolo. Sì, lo so. Sembra una blasfemia, ma non lo è. Ho girato in cerchio cercando il vero cammino per ritrovarmi al punto di partenza. Per tornare a me stesso. Ho parlato a casa. Nessuno si unirà a te! Nessun altro può dire. Ehi, guarda! Sei stato prescelto, eh? Saremo pronti perché c'è. Gli smarriti saranno prescelti o verranno purificati. Ok. Ah! Ti ha sparato!
Sono ferito! Sta girando! Cazzo! Uomini, smarriti! Andiamo! Finalmente. Restano poche munizioni. Avanziamo. Li copro io. Cedi all'oblio. Meglio di niente. Resisti, Lisa. Qualsiasi cosa cerchino di farti, tu resisti. Lisa, vengo a prenderti. Ho visto gli smarriti.
Altre munizioni. Vi vedo. Qui c'è qualcosa. Sembra un cazzo di labirinto. Fuoco! Fuoco! La redenzione! Oh oh! L'hanno portata qui. Lisa deve essere lassù. Sto arrivando, piccola. Fuoco di copertura! Thank you.
resta lì. Posso aiutarti. Posso mostrarti il cammino. Vieni fuori. Non nasconderti. Io ho visto la luce. Ho visto il nostro glorioso futuro. L'ascesa ci renderà una cosa sola. Vieni. Segui con me il cammino. Mi ha preso. Mi ha sparato. All'oblio, stronzo. Ok, Lisa. Oh, cazzo, che ti hanno fatto? Lisa! Lisa! Ehi! Eccola! No! No! Ehi, ehi! Zitta, zitta! Lisa, sono io! Sono Deacon! Ricordi? Deacon! Deacon! Ok, ascolta. Va tutto bene, tranquilla, forza. Stai bene? Cazzo, riesci a correre? Sai dov'è il centro visitatori? Ok, la mia moto è lì. Bene, adesso devi correre più veloce che puoi senza fermarti. Senza fermarti? Sì, non fermarti in nessun caso. Pronta? Eh? Vai. Thank you.
nascondi. Mi piacerà da morire. Lisa, scappa. Siamo al sicuro. Stai bene? No. Adesso ascoltami, ok? A sud c'è un accampamento, Lost Lake. Non è come quello di Hot Springs. Iron Mike è diverso dalla signora Tucker. Odiavo la signora Tucker. Beh, non saresti la sola. Quello è un bel campo. Ed è un rifugio sicuro. Ok. Reggiti. Ricky! Ricky, rispondi! Ricky, usi ancora questo canale? Lost Lake, rispondete! Dico? Da quanto tempo? Che cosa vuoi? Senti, cazzo, incontriamoci, ok? Sulla superstrada delle Cascades, all'incrocio con la vecchia strada per Belknap. Io sto arrivando. Sai che ha detto Mike quando tu e Boozer siete andati via da qui? Sì, quello. È proprio per questo che ho chiamato te e non Schizzo. Iron Mike non deve venirlo a sapere. Ho una ragazzina con me. Cosa? Cioè, non una ragazzina, una superstite. Vive qui fuori da parecchio tempo. Hai una superstite e vorresti portarla a Lost Lake? No, sarai tu a portarla a Lost Lake. Io la consegnerò a te. Ricky, ci sei? Sì, ok, parto subito. Lost Lake, chiudo. Ricky? Sì, ok, prego. Ti piacerà molto stare lì. Come ti ho detto, questo Iron Mike è un tipo a posto. Ha il vizio di urlare, ma tu non lasciarti spaventare, capito?
E comunque c'è un ragazzo che si chiama Schizzo. Dovesse infastidirti, tu avvisa Ricky. Oppure parlane con Eddie, è il medico dell'accampamento, dillo a lei. Eddie è in gamba, ha dei farmaci e tutto il necessario per medicare quei tagli. Meglio non rischiare un'infezione, giusto? Loro ti aiuteranno, puoi fidarti, anche nel caso in cui, che so, ti cacciassi in qualche guaio. Bene. Ehi, hey, Ricky. Ehi, hey, Dick. Che sorpresa che c'è. Tucker non tratta più gli schiavi? Lisa, questa è Ricky, lei ti porterà in un luogo sicuro. Le regole non sono cambiate, Dick. Iron Mike non ti darà un soldo per questo. Soldi? Andiamo, non è per... Scusa, non sono qui per questo. Non voglio la taglia, solo prendila e basta. Che le è successo? È successo che... È stata aggredita dai ripugnanti. Oh, mio Dio. Ehi, Lisa. Ciao, sono Ricky. Ascolta, ti piace pescare? Io adoro pescare. Non c'è nient'altro al mondo che mi renda più felice. Verresti a pescare con me? Sì? Allora ti mostrerò Lost Lake. È il lago con le acque più limpide che tu abbia mai visto. E i pesci... Santo cielo. Di mattina i pesci... saltano fuori tanto così. Vedrai, ci andremo e ti divertirai un mondo. Ma devi tenerti forte, ok? Pronta? Lo apprezzo molto. Come va? Ti ho preparato una sorpresa. Se vuoi passare. Grazie, Bud. Sì, faccio un salto appena posso.